News dall'Argentario, con il contributo di al Centro Studi Don Pietro Fanciulli in via Scarabelli a Porto Santo Stefano puoi vivere una primavera d'autore. Fino a metà maggio 2017, il sabato alle ore 18, saranno presentati una serie di volumi che parlano della nostra storia e delle nostre tradizioni. Vivi una primavera d'autore al Centro Studi Don Pietro Fanciulli il sabato alle ore 18 in via Scarabelli a Porto Santo Stefano. Diciamo che dalle premesse questo palio di Porto Ercole sta cominciando a prendere forma. Ma sì, diciamo che mi ritengo molto soddisfatto di come stanno andando le cose. Devo dire che la delega, come tutte le deleghe, è ovviamente data dal sindaco, mi sta appassionando perché il palio per me è vita, voglio dire, no? Visto i trascorsi santostefanesi. Adesso mi sto occupando anche del palio portercolese e devo dire che sia i rioni e sia i componenti del comitato seguono le indicazioni, sono pronti a recepire le novità e questo mi dà molta soddisfazione perché quest'anno in particolare, che sarà la 40ª edizione del loro palio, quindi insomma non proprio diciamo così dell'altro ieri, vorremmo fare un grande evento e la strada è quella giusta e sono contento. Abbiamo saputo che avete premiato una ragazza. Sì, diciamo che più che premiata, sarà premiata il 3 di giugno in Piazza Roma insieme agli equipaggi del Paliotto e del Palio. Per il manifesto del Palio, che rappresenta la 40ª edizione, quest'anno ci siamo inventati, nulla di nuovo, nulla di particolare, ma ci siamo inventati questo concorso fra gli studenti delle scuole medie di Porto Ercole, cioè siamo andati col sindaco, con i dirigenti rionali a spiegare quello che volevamo e abbiamo dato un mese di tempo per presentare dei disegni. E ci sono stati 61 disegni presentati di tutte e tre le fasce, di tutte e tre le età, prima, seconda e terza media, e poi una commissione che si è riunita, non è stato facile, ha deciso il vincitore, o meglio la vincitrice, perché è una ragazza, mi dicono del Forte Filippo, però in questo caso ovviamente l'appartenenza conta il giusto. Ha fatto un bellissimo disegno che sarà rappresentato nei manifesti che andranno in giro per tutto il paese per la 40ª edizione, quindi un grande ricordo e noi gli daremo il giusto premio e la giusta riconoscenza proprio il giorno del 3 di giugno.
queste sono le sue solite mosse per fare, per coinvolgere più popolazione e soprattutto quella giovane. Ma sì, perché diciamo che il segreto di queste manifestazioni e di comunque di quello che gira intorno a queste manifestazioni è il coinvolgimento popolare. Più io parlo sempre di una manifestazione che deve partire dal presupposto che deve includere e allargarsi. E questo è sicuramente una maniera di inclusione forte, perché abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole, e quindi la scuola, quindi abbiamo coinvolto praticamente, quindi su questo ovviamente ringraziamo la preside e tutti i suoi collaboratori, e poi dietro ovviamente il traino dei genitori, di tutte quante le cose eccetera. Anche questa è una cosa molto particolare che fa molto bene, insomma. In chiesa cosa, in quel giorno cosa vedremo? In chiesa il 27 di maggio vedremo quello che succede tutti gli anni a Porto Santo Stefano il 2 d'agosto, la presentazione ufficiale dello stendardo, perché all'inizio del Palio di Porto Ercole si faceva, poi è stata persa un po' la tradizione. Quest'anno per il 40esimo, tramite il presidente Roberto Stronchi, abbiamo trovato un artista locale e anche una sarta che hanno cucito uno stendardo, io lo posso dire perché l'ho già visto, stupendo, bellissimo, ben fatto. E sulla base di questo convocheremo tutti gli equipaggi, Paliotto e Palio, e tutte le dirigenze rionali il 27 di maggio nella chiesa di Porto Ercole, dove faremo la benedizione degli equipaggi e la benedizione e la presentazione dello stendardo. E poi per tutti, fuori la chiesa, finita la messa, un gran buffet per tutti. Anche questo è un altro modo per allargare e includere la gente nella manifestazione. 40esima edizione, un'edizione speciale, mi immagino. Beh, veramente quest'anno siamo arrivati a questa edizione in particolar modo con una diciamo così, novità eccezionale, con il coinvolgimento finalmente delle nostre scuole, e con diciamo, la preside che ha trovato vantaggiosa e piena di iniziativa la nostra idea di far fare la brochure del nostro 40esima edizione agli alunni delle scuole medie. E devo dire che c'è stata una partecipazione veramente sperata. Tutti i ragazzi sono stati bravissimi nel disegnare la loro visione di questa 40esima edizione, e la scelta è stata molto, ma molto difficile, perché i disegni erano tutti quanti belli, personalizzati, stravaganti, proprio sotto ogni profilo. E ripeto, è stata un po' difficile la scelta, però alla fine abbiamo premiato questa ragazza, Anita Lorenzini, che ha fatto questa brochure, diciamo così, immaginata con questi quattro forti colorati, con la nostra, diciamo, rappresentazione del patrono di Porto Ercole, Sant'Erasmo, e congratulazioni a tutti e per la collaborazione che ci è stata offerta. Il Palio sopravvive se è anche appassionante per i giovani. Sì, io infatti da quando sono diventato presidente ho sempre sponsorizzato i rioni nel dirgli che bisogna portare sulle barche i giovani, perché è loro che devono gareggiare, è loro che si devono confrontare fra di loro e dimostrare veramente le capacità, la loro forza, ma sempre nell'ambito sportivo. Mai, diciamo così, prevaricare in atteggiamenti poco simpatici. E questo penso che ci stiamo riuscendo, perché sulle barche quest'anno cominceranno a salire tutti i ragazzi. E si stanno attivando i rioni? I rioni stanno cominciando a lavorare, anche grazie al patrocinio del nostro comune Monte Argentario, che finalmente ci dà una mano non indifferente, e tutti sono già alacremente propensi a dare il meglio di se stessi, sia per quanto riguarda la sfilata, sia per quanto riguarda la gara. Il primo appuntamento? Il primo appuntamento è il 29, con la consegna dei guzzi, che verrà fatta sulla nostra spiaggetta qua di fronte alla pescheria Ledo, e speriamo di avere più gente possibile, perché è un evento che anche l'anno scorso è stato molto seguito. Senta, poi mi sembra che ci sarà un evento anche in chiesa, no?
Sì, in chiesa ci sarà veramente la benedizione degli equipaggi e la presentazione dello stendardo, uno stendardo che è veramente bello, fatto da una nostra paesana che poi spiegherà il tema con il quale appunto lei ha fatto questo stendardo. Diciamo che sembra che si è presa la strada giusta anche per Porto Ercole per quanto riguarda il palio. Credo proprio di sì. Io come portercolese non posso che essere orgogliosa di questo impegno profuso dall'amministrazione e dal Comitato Palio. Cerchiamo di rivitalizzare questa manifestazione, che è una manifestazione importante per Porto Ercole, perché viene poi inserita durante le feste di Sant'Erasmo e veramente le feste di Sant'Erasmo sono sentitissime dall'intera popolazione di Porto Ercole, e è importante in quanto manifestazione sportiva e manifestazione folcloristica, in quanto avrà per corollario una sfilata e quindi non posso che fare complimenti. Poi i dettagli tecnici va spiegato già tutto il delegato Alessandro Roncolini. Faccio i complimenti per l'impegno che hanno messo tutti e do gli auguri a tutti i rioni, anche se io poi ho il mio preferito. Quest'anno poi pure mio figlio si è messo a fare il paliotto. Fino ad un certo momento sembrava che il palio marinaro di Porto Ercole fosse figlio di un dio minore, no? Però mi sembra che con queste mosse il Comune ha cercato di ridare importanza a quello che è importante per la popolazione. Figlio di un dio minore, ma ora lei mi scatena la portercolesità con queste domande. Allora, come vogatori non siamo figli di dio minore di nessuno, quindi, e l'abbiamo ampiamente dimostrato, il palio dell'Argentario è quello di Porto Santo Stefano, infatti questo si chiama Regata delle Quattro Fortezze. È vero, ci sono stati dei momenti di defiance e adesso appunto grazie all'impegno di questa amministrazione di cui faccio parte cerchiamo proprio di rifarlo nascere. News dall'Argentario, con il contributo di al Centro Studi Don Pietro Fanciulli in via Scarabelli a Porto Santo Stefano puoi vivere una primavera d'autore. Fino a metà maggio 2017, il sabato alle ore 18, saranno presentati una serie di volumi che parlano della nostra storia e delle nostre tradizioni. Vivi una primavera d'autore al Centro Studi Don Pietro Fanciulli il sabato alle ore 18 in via Scarabelli a Porto Santo Stefano.